giovane, io lavoravo come commessa. Poi ho deciso di venire a questo paese per conoscere. Non è che mi mancava niente, ma volevo andare via per vedere un'altra cultura e sono arrivata qua in Italia. Io vorrei fare l'operatrice sociosanitaria perché mi trovo bene in questo campo e quindi mi sento utile e vorrei aiutare le persone che hanno bisogno di me. Loro ne vengono perché hanno bisogno e noi abbiamo bisogno di loro. Se nasce empatia fra le due persone, che in fondo stiamo parlando di persone, poi tutto è anche più facile. Conoscere questo sportello per me è stato provvidenziale. L'utenza che si rivolge al nostro servizio è un'utenza fatta da persone straniere, ma in quest'ultimo periodo stiamo riscontrando molto l'arrivo anche di persone italiane. Questo è il mio lavoro e questo è il sogno della mia vita, lavorare con queste persone. Non c'ha la lingua romena, nessuno dice che è romena. Parla bene l'italiano, parla anche il piemontese. Allora, lo sportello si occupa di mettere in contatto persone che come lei sono alla ricerca di un'occupazione come assistente familiare con famiglie che stanno cercando questo tipo di figura. Il mio compito è quello proprio di accogliere le persone che vengono a dare la loro disponibilità per questa tipologia di lavoro. Quindi faccio due chiacchiere con loro, cerco di capire chi sono, quali sono le loro esigenze, quali sono soprattutto le loro competenze, le motivazioni che le portano a dare la disponibilità per questa tipologia di lavoro. Il nostro lavoro è quello di comprendere e anche valorizzare le competenze acquisite attraverso le esperienze lavorative o attraverso anche le formazioni e orientare le persone verso la strada giusta, nel senso che non tutti possono occuparsi di certi tipi di patologie, di non autosufficienza. Ci sono persone più adatte a lavorare come colf oppure come compagnia con persone che riescono in qualche modo a ottemperare ai loro bisogni quotidiani, altri tipi di lavori invece che sono più difficili e che meritano un approfondimento maggiore anche dal punto di vista di competenze parasanitarie. Quindi sa sì. Usare tutti, sì, gli tutti i dispositivi, sì. Sollevatore anche. Il sollevatore si è imparato a usarli. Oltre a questo, poi c'è tutta l'altra parte di accoglienza invece nei confronti delle famiglie che cercano un'assistenza familiare. Allora, spesso le famiglie arrivano con poca conoscenza di quello che è il mondo dell'assistenza, anche appunto un po' impaurite, no? Rispetto al fatto di mettere qualcuno nella propria abitazione, in casa propria, che magari non conoscono, di cui non possono avere assoluta fiducia. Per me era un'esperienza totalmente nuova, non ne avevo mai percorso questo tipo di strada, ma avevo abbastanza chiaro in testa per via delle testimonianze che avevo sentito di altri e per convinzioni personali anche, volevo seguire una strada che fosse trasparente, chiara, legale, eccetera, eccetera. Non ho mai pensato di così, come magari è stato detto, chiedere al vicino di casa piuttosto che a un altro conoscente che era passato per questa situazione. Per lungo tempo ho assistito la mamma da sola e poi quando ho visto che non ce la facevo più dopo parecchi mesi, non sapendo che cosa fare perché non sapevo chi rivolgermi, io dovevo affidare ad una persona, mia mamma, è una persona cara, una persona che mi sta nel cuore e non potevo scegliere una persona a caso. Le famiglie che si rivolgono allo sportello in questo anno di operatività ho notato che hanno bisogno di essere considerate uniche, no? Cioè in quel momento l'operatore deve giustamente essere a loro disposizione, hanno piacere proprio di essere ascoltate, hanno bisogno di sentirsi dire che le persone che gli manderai sono persone comunque fidate, che possono far entrare tranquillamente in casa loro. Hanno il fatto, magari a volte capita, dai il tuo numero di telefono, il fatto ti chiamano fuori ora, cioè per loro avere qualcuno di riferimento è importante, no? Hanno bisogno
di essere un po' coccolate, perché è così, cioè sapere che per, in questo momento per l'operatore loro sono importanti. Da parte dello sportello ci sarebbe anche l'opportunità proprio di seguire un percorso di certificazione delle competenze che poi le permette di acquisire il primo modulo OSS, che è quello di elementi di assistenza familiare. Potrebbe essere interessata a partecipare? Andrebbe benissimo. Buongiorno. Buongiorno. Tutto bene? Tutto bene. Gli assistenti familiari vengono qui alla scuola di formazione del Comune di Torino, Divisione Servizi Sociali, con una scheda già compilata dagli sportelli. In questa scheda sono presenti i dati lavorativi, cioè quindi dove hanno lavorato, quali sono le loro competenze che loro si autocertificano. In seguito a questa scheda viene predisposto un accertamento di competenze. Questo accertamento di competenze è costituito da tre prove. Queste tre prove vanno a sondare aspetti tecnici, tecnico-professionali, riferite quindi a argomenti quali il diabete, quali l'igiene ambientale, l'igiene della persona e la mobilizzazione. In seguito a queste tre prove, le persone hanno la possibilità di avere un credito di 150 ore. Questo credito gli consente di essere inseriti in un percorso di 50 ore, al termine del quale acquisiscono un attestato di frequenza con profitto di elementi di assistenza familiare. Il corso ha durato 50 ore e devo dire che ci è stato molto utile, perché ci hanno insegnato come si deve fare questo lavoro, perché praticamente anche se avevamo l'esperienza in questo campo, però magari facevamo tante cose non proprio come dovevamo farli, per esempio anche per la mobilizzazione, per l'alimentazione, per le persone che devono seguire una certa dieta. Allora, la prima accezione di incomprensione la stiamo vedendo. Allora, non è stato compreso il mio ruolo perché mi ha rifiutato. Sì. Allora, un primo meccanismo che può essere messo in... Un'altra parte di queste 50 ore l'abbiamo intitolata rielaborazione dell'esperienza, perché ci siamo resi conto che gli assistenti familiari hanno davvero un grande bagaglio di conoscenze, molto spesso non riconosciute neanche a loro stesse. Prima accezione. Seconda, dica. La fiducia. La fiducia, dica. Le racconto il mio caso. Sì, sì. E allora uno spazio di incontro con dei professionisti, quindi un conduttore di gruppo e un operatore sociosanitario, consente loro di rendere più coscienti gli elementi di conoscenza che hanno acquisito durante l'esperienza. Tutto il corso è importantissimo, non è una cosa, proprio acquisisci le nuove le informazioni che non li sapevi prima, sai gestire meglio l'assistito, il malato, la persona anziana. Dobbiamo migliorare, perché è così, è sempre nell'aiuto della persona malata. Tutto il corso è importantissimo. Ecco, questo corso ha consentito loro il riconoscimento di ruolo, nel senso che loro sono certamente molto importanti per le famiglie e per gli assistiti, e per loro questo era già molto chiaro. Il fatto che fossero importanti anche per le istituzioni ha dato loro un'energia nuova e un coraggio nuovo. Buonasera, buonasera signora. Buonasera. Prego, si sieda pure. Sì. Allora, il tutoraggio entra in campo nel momento in cui l'incontro tra l'assistente familiare e famiglia ha avuto successo. Ci sono famiglie in cui il rapporto di lavoro va immediatamente bene e quindi le si incontra due o tre incontri nel primo mese d'inizio lavori e poi non si incontrano più. Ci sono invece delle famiglie in cui il rapporto inizia subito ad essere problematico e di conseguenza magari il tutoraggio dura anche, a seconda della durata del progetto, 6-8 mesi. Tutto l'aspetto burocratico lo cura il patronato, okay, con Rosa,
e questo è già un sollievo perché... Che cosa succede nel momento in cui incontro una famiglia da sola? Ovviamente si cerca di conoscere la famiglia, si cerca di conoscere, diciamo così, chi all'interno della famiglia ha la responsabilità della persona assistita e si cerca di capire anche un po' le dinamiche familiari. Però questa signora è molto, è anche capace di rassicurarla, no? Cioè, mentre io dico molto più crudemente, dico ma stai dicendo una stupidaggine, l'altra, insomma, fa il suo lavoro in modo professionale. Se nasce empatia fra le due persone, che in fondo stiamo parlando di persone, poi tutto è anche più facile, perché poi spesso è anche l'assistita a dire alla figlia o al figlio o alla nuora, insomma alla parte della famiglia, a dire che si trova molto bene con questa persona. Se si trova molto bene con questa persona, diciamo che la famiglia ha subito un altro occhio di rispetto, un altro occhio di, come dire, positivo nei confronti dell'assistente familiare, e quindi è poi più facile farle incontrare sia dal punto di vista umano sia dal punto di vista familiare. Qua da Pietro cucino, lavo, stiro, faccio l'orto, guardo le galline, faccio di tutto. Taglio con la motosega, preparo la legna. Ne voglio poco, non darmelo. Ma non è tanta. Basta, basta. Non e so. Cioè non è niente, mangio tutto. Poco, basta. Che io dico una cosa, che chi c'ha la fortuna di arrivare a 80 anni, chi c'ha la fortuna, ma sei vecchio. E ho avuto la fortuna di trovare sta ragazza, questa, che mi vuol bene e mi tratta come suo papà. Questo lavoro sono, secondo mio parere, tre ingredienti principali. Cioè il primo è, come diceva San Paolo, non si fa niente, non c'è niente senza l'amore. Devi permetterci sempre di offrire un piccolo posto, in quanto si riesce, dentro il nostro cuore, a quelli che assistiamo. Il secondo è la nostra professionalità. Non l'ultimo è la possibilità di immedesimarsi nei panni di quello che ha assistito. Perché queste persone, quando arrivano qui e magari sono lontane dalle loro persone, cercano un po' nelle persone che stanno qui quello che non hanno, quello che hanno al loro paese, quello che hanno lasciato. E bisogna essere capaci, secondo me, di dare a queste persone anche un qualcosina, perché noi abbiamo bisogno di una persona che lavora, ma per ricevere il cuore bisogna dare un pezzo di cuore. Noi latinoamericano, praticamente parlando in generale di tutta la Sud America, noi siamo tanti vicini ai nostri cari, praticamente i nostri, per esempio, anziani, nonni, perché noi teniamo in casa i nostri nonni, li assistiamo, non lo lasciamo da solo, non è che vivono nella propria casa senza nessun parente, loro stanno lì. Noi siamo cresciuti con i nostri nonni e anche quando già sono vecchi continuano a essere fino alla loro morte, perciò noi lavorare con gli anziani è una cosa viene naturale. Qui tu, Lena, ti senti come a casa tua? Io sì, qua come fosse casa mia. Ma qua la padrona sono mica io, la padrona è lei. E lei è la padrona, Lena. Bisogna anche saperli prendere, non dimostrare che te sei il padrone, che loro devono sottomettere, fare come decidi tu. No, non è vero. E queste persone qua, questa Lena qua, non hai bisogno, sono io che ho bisogno di lei. Io per me adesso non appoggio, sto tranquillo, perché lei è capace di fare tutto, fa tutto quello che c'è da fare, pulizia, sincerità e tutto, e poi va a fare le spese, va tutto quello che va a pagare, quello che c'è da pagare, fa tutto lei, sa dove ci sono i soldi, se c'è pochi soldi, e beh, è come fosse mia figlia.
Buonasera. Buonasera. Posso Buonasera. Lasciarvi questa informazione, Grazie. Questo volantino? Sì. Allora, vi spiego di cosa si tratta, se vi interessa. Sì, ci interessa. È un'iniziativa che parte dalla collaborazione della Regione Piemonte. Sì. Io nell'orario di sportello mi occupo prevalentemente di promuovere questa iniziativa, quindi distribuisco delle cartoline informative alle potenziali famiglie che cerco di individuare tra tutte le persone che passano. In seconda battuta, per chi magari ha voglia, ha bisogno di approfondire il discorso, possiamo spostarci in questo spazio per fare un colloquio un pochino più approfondito, dove raccogliere dei dati, quindi sulle famiglie, sui loro bisogni, sulle loro necessità, che poi condivido in un secondo momento con i colleghi, soprattutto che i colleghi che si occupano dell'incontro domanda-offerta. Buongiorno dottoressa, senta, io avrei un problema che magari lei mi può aiutare. Ho la nonna che mi esce dall'ospedale e ha bisogno di assistenza. Noi purtroppo lavorando non possiamo occuparcene. Chiedevo se magari lei poteva conoscere qualcuno o avere qualche associazione che mi possa aiutare per mandare qualcuno all'assistenza della nonna. Sì, certo, esiste un progetto della Regione Piemonte. Quello che notiamo spesso nei nostri interlocutori quando illustriamo loro questo servizio, gli facciamo capire come si articola un po' tutta la struttura, tutta l'organizzazione, è sicuramente un sollievo. E quindi l'idea di essere seguiti da una realtà che è un po' collegata all'istituzione, alla regione, che è in qualche modo già su dei binari tracciati, di essere seguiti sia nella ricerca della persona, nella ricerca delle giuste competenze, ma anche in tutto quello che invece è l'aspetto legislativo, burocratico, fiscale, quindi eventualmente il modo per il tipo di contratto di lavoro che con questa persona bisognerà instaurare, sicuramente dà loro molto sollievo. Noi qui il nostro intento oggi pomeriggio è fondamentalmente quello di raccontarvi un po' quello che facciamo durante nello sportello AfriPro. Mi tranquillizza perché a questo sportello non c'è un secondo fine, non c'è un interesse personale nel procurare un assistente. Ha un'importanza fondamentale per tutte le famiglie che si trovano come me ad affrontare una situazione di questo genere. Una parte importante di lavoro del nostro sportello è quello di nel tempo avere creato e continuare a mantenere viva una rete di relazioni con tutti gli attori, sia pubblici che privati, che del terzo settore, che a vario titolo operano nell'ambito dell'assistenza familiare. L'intervento che si è voluto provare a portare avanti con questo progetto è proprio un intervento per cercare di dare una risposta, diciamo, istituzionale, diciamo formalizzata a questi bisogni che si vanno a incrociare, cercando anche di ovviare o di cercare di intervenire nel modificare la prassi attualmente in uso, che tutti conosciamo, legata al passaparola o alle conoscenze. Abbiamo riscontrato che una difficoltà delle famiglie, ovviamente al di là del trovare la persona giusta, che questo però insomma fa parte del nostro lavoro, cercare di dare una mano, è quello proprio di entrare nel ruolo di datori di lavoro e riuscire a instaurare con l'assistente familiare che presterà l'opera in casa un rapporto, una relazione che riesca a tenere insieme da una parte il bisogno e la necessità di cura della famiglia, che è innegabile, ma dall'altra continua a essere un rapporto datore di lavoro, lavoratore o lavoratrice. Diciamo che è molto importante essere assunto e avere i libretti da una parte, perché offre la sicurezza da tutti i punti di vista, sia per te sia per i familiari, perché per esempio per me è importantissima avere l'assicurazione sanitaria per la mia figlia, anche per me lavorando, e quindi avere pagare le tasse, magari non domani andare in pensione, quindi è molto importante, anche una grande forma di rispetto nei nostri confronti. Perché si deve smettere con i lavori a nero, perché non va bene a nessuno.
E soprattutto non va bene neanche alle famiglie, perché le famiglie devono avere una persona con delle qualifiche, perché affidare un assistito, affidare giovane, anziano che sia, a una persona che non ha le qualifiche, le competenze, non è giusto nei riguardi appunto dell'assistito.